Oggi ci dedichiamo a un ampio spazio dedicato alla sanità regionale Campania, ma anche alla sanità campana convenzionata. Problematiche, spunti, ma anche possibili soluzioni per ottimizzare ulteriormente l'offerta di salute per i cittadini campani. Al nostro focus un parterre di eccezione mi accompagnerà per sviscerare un argomento che ci interessa in maniera trasversale. Quindi diamo il benvenuto al presidente AIOP, ovvero l'Associazione Italiana Ospedalità Privata della Regione Campania, il dottor Sergio Crispino, ben trovato. E poi c'è con noi Roberto Cogliando, il direttore della Gazzetta Forense, salve, buongiorno. E in collegamento con noi c'è invece il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, segretario della 10ª Commissione Permanente, ovvero Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale. Ben trovato anche a lei, senatore. Dunque, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie, grazie di essere qui. Chi ci segue? Grazie di essere qui con noi. Dunque, Presidente, la sanità pubblica è sicuramente una grande risorsa per la nostra realtà. Le eccellenze, lo sappiamo, si distinguono nel nostro settore, sono addirittura fiore all'occhiello per ricerca, per professionalità, eppure la stessa vive da anni una grande fase di criticità, una grande fase di difficoltà, spingendo i pazienti verso quella che è la sanità e la risposta privata. Quali sinergie, secondo lei, ad oggi dovrebbero essere messe in campo per ottimizzare ulteriormente l'offerta di salute dei nostri cittadini? Allora, una premessa, noi non siamo privati, il capitale è privato, noi siamo parte della sanità pubblica, quindi il cittadino che deve avere, che ha un bisogno di salute e lo deve soddisfare, alternativamente va in una struttura a capitale pubblico, quindi l'ospedale propriamente detto o l'ambulatorio pubblico, o in una struttura accreditata, e non paga la prestazione perché la paga il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questa è la premessa. Abbiamo un problema ultimamente che è dato dal limite di spesa che impongono le regioni, ma che impone lo Stato sostanzialmente, al numero di prestazioni e ai correlati economici, praticamente alle risorse economiche che vengono messe a disposizione delle strutture che erogano un servizio pubblico. Abbiamo una legge dello Stato che risale al 2012, che è la famosissima Spending Review, che ha bloccato e blocca ancora da 10 anni le risorse, e le regioni non riescono a, non possono superare quel livello di spesa, che è però parametrato ormai a, io dico, a un'era geologica fa, che sono 11 anni fa. Questo impedisce una corretta organizzazione rispetto alle nuove necessità dei cittadini che chiedono salute. Esatto, una nuova organizzazione. Io a questo punto, senatore, le chiedo, lei per l'appunto ha un quadro anche nazionale della situazione circa al tema sanità. Ora, un ulteriore elemento di divario fra il nord ed il sud, che potrebbe ulteriormente accentuarsi, è legato certamente al tema dell'autonomia differenziata. Ecco, ora in seno a quest'ultimo, il tema ed elemento è un rischio effettivo oppure potrebbe rappresentare un'opportunità di ripresa? Ma intanto saluto a tutti quanti in studio, al presidente e coloro che ci stanno ascoltando. Voglio ricordare che sicuramente la nostra sanità esce da un momento difficile subito dopo la pandemia, e apro e chiudo parentesi che molti medici e molti infermieri hanno sostenuto il nostro sistema nazionale e poi dopo non sono stati nemmeno più riconfermati, e questo è una cosa gravissima che si deve mettere subito mano. Per quanto riguarda le difficoltà che si incontrano per le persone, per i cittadini che fanno una semplice prenotazione, ci stanno liste di attesa che superano i 10-11 mesi, si rischia anche che poi, diciamo, la persona fisica non riesca nemmeno ad arrivare al giorno di fare questa visita, e quindi si deve mettere subito mano. Ma questo vale sia per il sud che per il nord, non c'è diciamo maggiore disattenzione verso il sud o maggiore attenzione verso il nord, è una cosa che deve essere subito sanata.
Non faccio differenza, perché io vengo dal mondo imprenditoriale, tra la sanità pubblica e la sanità privata, perché quando si parla di sanità si parla di salvare le persone e di dare un servizio quanto più buono è possibile, e mi auguro sempre che sia la pubblica e la privata riescano ad allinearsi e dare un giusto sostegno a tutti quanti. In merito all'autonomia differenziata, invece è un'altra problematica, voglio dire, che stiamo affrontando, e anche la nostra Presidente Giorgia Meloni ha preso tempo e prende anche le istanze da sud. È una cosa che è stata inserita nel nostro programma elettorale e si deve fare. Ma c'è il tempo giusto e ci abbiamo molto tempo davanti, perché se ne parla dopo le elezioni europee, quindi c'è tutto il tempo per capire e per fare meglio, per non tenere nessuna regione indietro e E l'altra più noi davvero ce avanti. l'auguriamo, senatore, intanto direttore, dalla giustizia, dal mondo della giustizia a quello della sanità. Sappiamo sicuramente bene, più volte abbiamo commentato anche con lei, tutti i comparti legati al mondo pubblico hanno subito una fase di arresto proprio durante l'emergenza pandemica. Siamo ancora, le chiedo, una fase di transizione o sussistono ancora altri motivi che perseverano in una crisi senza ritorno? No, siamo sicuramente ancora in una fase di transizione, perché quello che è stato il periodo di crisi della pandemia, oggi nel mondo sicuramente sanitario l'assistiamo con la crisi purtroppo energetica, la crisi dell'approvvigionamento delle materie prime. Quindi quello che diceva prima il Presidente lo trovo condivisibile in toto, nel senso che i parametri di spesa di un'epoca 10 anni fa, ossia, direi, la sanità di Giovanni Paolo II non è la sanità di Papa Francesco, per dirla con Sì. eufemismo. Significa sostanzialmente che oggi è cambiato totalmente il sistema e c'è un'esigenza di adeguamento rispetto a quella che è la spesa pubblica e le destinazioni di fondi rispetto al mondo sanitario. Quindi in questo la politica ha un obbligo di risposta concreta, perché sicuramente quello del mondo sanitario rappresenta il primo termometro della sofferenza del paese, e sicuramente il Sud, alle prese anche con la riforma dell'autonomia differenziata, rischia di pagarne le Rischia di conseguenze pagare. rispetto a quello che è un'economia a doppia velocità, una sanità a doppia velocità, e lasciatemelo dire, rispetto alle 3 regioni forti del nord del paese, il Sud arranca e arrancherà ancora. Questo è un aspetto molto importante perché ci permette di effettuare ancora un'altra considerazione, Presidente, perché la necessità a questo punto di più servizi diventa sempre più impellente, in generale, cioè in maniera generale diventa sempre più stringente, perché il nostro sistema sanitario oramai si avvia ad avviarsi, si avvia a appoggiarsi su più pilastri, perché abbiamo l'elemento pubblico e privato, a sua volta privato accreditato e poi privato privato. Però la verità è questa: in che modo noi dobbiamo prepararci per non trovarci, ecco, poi inadeguati al momento opportuno. Allora, le strutture e le organizzazioni esistono, vanno sostenute finanziariamente, nessuna, e parlo indifferentemente di pubblico e privato, insomma, cioè, non è che la gestione pubblica non deve considerare i costi che affronta. E quindi l'elemento che introducevo prima, cioè il blocco delle risorse a 10 anni fa, che non prende in considerazione l'elemento pandemia, l'elemento crisi energetica, e quindi di conseguenza l'incremento dei costi, il tasso di inflazione. Oggi quest'anno c'è stato un incremento dell'Istat, i contratti di fitto, banalmente, fra il 9 e l'11%, a seconda che si applichi il 75% dell'indice o il 100% dell'indice. Capirà bene che il cittadino è già schiacciato da questa montagna di costi, le aziende lo sono di conseguenza. Allora, la Campania è una regione che potrebbe fare uno scatto in avanti se solo a livello centrale consentissero il recupero della mobilità passiva, vale a dire tutti i cittadini che si vanno a curare fuori perché c'è un limite di spesa invalicabile. Allora,
300 milioni l'anno di prestazioni che vanno fuori regione, perché un limite di spesa impone l'invalicabilità di quel limite. E quindi i cittadini non possono curarsi nella propria regione e vanno fuori. E la Campania paga le altre regioni. Allora, con questo sistema a ISO risorse, appaltiamo tutto all'esterno della regione Campania, avremo una spesa uguale a zero per la sanità. Recupero della mobilità passiva, entriamo anche nel merito dell'aspetto giuridico, perché in realtà, a proposito, mi permette anche di entrare nel merito di un'altra riflessione, direttore, ovvero la nostra sanità italiana si avvicina sempre di più al modello statunitense, quindi alla privatizzazione dell'intero comparto. Ora, secondo lei, è realmente così oppure ci sono i presupposti giuridici e come a questo punto si potrà poi giudicare e tutelare il diritto alla salute per tutti i cittadini? Ma io credo che la riforma storica del passaggio dalle unità sanitarie locali alle aziende sanitarie locali, azienda appunto tecnicamente è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per esercizio di attività d'impresa con metodo economico, con metodo tra virgolette lucrativo per quanto riguarda, anche se un lucro oggettivo per quanto riguarda la sanità pubblica. Questo oggi c'ha difficoltà, ne parlavamo prima fuori dallo studio col Presidente. Cioè oggi la marginalità della sanità privata, convenzionata o non convenzionata, è bassissima. Quindi oggi non c'è più quella duplice figura del dottore che fa anche l'investitore, ma oggi c'è la figura soltanto del medico, il quale è disposto alla prestazione. Investire soldi nel privato, nella sanità privata convenzionata, è quasi antieconomico, perché sostanzialmente la marginalità è bassissima. E quindi questo diventa un problema fondamentale. La risposta alla sua domanda, la sanità privata va verso forme alternative, le assicurazioni per esempio, certo. Ma è pronto il Sud Italia, la sanità Campania all'assicurazione? Quante persone sono assicurate? Pochissime. Il modello statunitense, il modello Nord Italia, il modello grosse compagnie assicurative non regge purtroppo, perché oggi l'inflazione, il potere d'acquisto fa sì che la gente pensa pochissimo a farsi la polizza 2 milioni all'anno, 3 milioni all'anno per la sanità privata. Intanto questo è un aspetto, è un tema molto delicato, senatore, perché ecco, con lei prima si diceva anche che bisogna ancora attendere. In realtà noi siamo usciti proprio dalla fase del Covid con l'illusione che poi subito dopo ci potesse essere una ripresa totale del comparto, soprattutto con i fondi del PNRR. Io le chiedo, a proposito, quali potrebbero essere gli sviluppi positivi futuri, considerando ancora un'altra tematica molto importante, ovvero il problema grande della carenza di personale. Ecco, da questo punto di vista, quale potrebbe essere anche la giusta soluzione? Come si può porre rimedio a tutto ciò con interventi regionali anche mirati? La carenza di personale, il mio primo intervento che è stato fatto in Senato, è stato posto un emendamento per quanto riguarda la regione Calabria, dove avevano grosse difficoltà per reperire medici, dove c'era una spesa all'inverosimile, e siamo riusciti, perché c'è carenza di medici e di personale nel nostro paese, ma dovuto a un altro aspetto, l'aspetto diciamo del numero chiuso per le università. Ma questo è un problema che si può programmare per risolverlo fra 5-6 anni, perché se apriamo le università e si iscrivono i nostri giovani, non è che noi domani mattina ci abbiamo i medici. Quindi per risolvere questo problema nella regione Calabria abbiamo dovuto fare una convenzione con dei medici cubani che sono arrivati e si sono messi diciamo, a servizio della regione Campania. Ma l'eccezionale evento pandemico che ha messo sotto stress in alcuni casi anche il nostro sistema nazionale, che è visto e invidiato in tutto il mondo, purtroppo con l'evento del Covid si sono scoperte diverse falle. E lascia enorme cose critiche insomma all'interno della sanità. Ma il PNRR è una grande svolta che può dare un miglioramento al nostro servizio sanitario, che molti ospedali già ne stanno usufruendo nella nostra regione Campania, e soprattutto per l'innovazione, la ricerca e soprattutto la digitalizzazione del servizio nazionale, che può permettere di portare dei miglioramenti al nostro servizio. Potrebbe essere questa la soluzione anche per lei, Presidente, quella che adesso ha menzionato il nostro senatore? Aspettiamo che questo potrebbe essere il futuro della nostra sanità?
Guardi, il PNRR stanzia risorse per la costruzione, quindi l'edificazione di strutture alternative agli ospedali per rinforzare il tessuto territoriale, quindi l'assistenza territoriale. Non stanzia risorse per il personale sicuramente e non può mai risolvere la crisi di cui parlava il Presidente relativa alla carenza di medici. Certo, creerà un indotto economico sicuramente, perché si spenderanno delle risorse, ma certamente noi non risolveremo con questo il problema di una spesa bloccata. Bertuta, veloce, perché vedo che anche lei... No, diciamo, il PNRR crea spesa, crea un indotto, ma non programma, quindi in realtà non è la panacea di ogni male. Oggi sicuramente il mondo sanitario... Però magari partire dai fondi del PNRR per poi pensare a programmare e riprogrammare il nostro sistema sanitario potrebbe essere sicuramente un buon inizio. E soprattutto portare la Campania a un livello di prestazione medio-alta come altre regioni italiane. Soprattutto parlo di agganciare il sud, certo, Italia al nord del paese, anche dal punto di vista sanitario. Sarebbe... Io posso, se posso, approfittare della presenza del Presidente. Chiederei la possibilità di ridiscutere le regole di ingaggio della spending review che ormai risalgono al 2012. Questo è un impegno che la politica dovrebbe prendere. Lasciamo replicare un attimino, esatto, perché siamo attimo. Sì. No, ma voglio ricordare che il grande errore che fu fatto nel 1999, quando c'era il ministro Bindi, no, che venne fatto un calcolo sulla base, diciamo, non del numero degli abitanti, ma del numero degli anziani, e là si è verificato il vero handicap della nostra regione Campania. Perciò in Lombardia hanno più soldi pro capite rispetto a noi della Campania. Noi ci auguriamo che a questo punto la classe dirigente e che la politica possa effettivamente colmare prima i gap e poi parlare magari di autonomia differenziata. Sì, perché nel 99 eravamo vista la regione più giovane rispetto a quella alla Lombardia, ma oggi sono cambiati completamente gli scenari. L'augurio non che si possa può più basarsi su qualcosa. Esatto, che si possa inizialmente e soprattutto colmare prima i gap, insomma, colmare i divari. Grazie ai nostri ospiti. Abbiamo parlato appunto di sanità regionale campana, ma anche di sanità campana convenzionata, e con il presidente AIOP Regione Campania, il dottor Sergio Crispino, Roberto Colliano, direttore della Gazzetta Forense, e con il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, segretario della 10ª Commissione Permanente. Pubblicità, restate con noi.